Deciso di fare una chiacchierata a telecamere accese. Ci pensavo l'altro giorno quando riguardavo qualche. in previsione di questa chiacchierata, qualche dato sulla tua biografia, eh, tu avevi. Di 17 anni nel 68? Sì, sì facevo prima liceo artistico. Sì. Cavolo! Eh? E, e, e com'era Torino in quel periodo? Per un, per un adolescente, cioè adolescente, quel momento di passaggio, 17-18 anni e viverli nel eh, Era una Torino immersa nella politica e quindi era una città molto arida nel senso di comunicazione. Però era una città dove i fermenti ci sono sempre stati, perché se noi certo. pensiamo solo all'arte povera... povera eh, nasce, erano proprio quelli gli anni... Eh, sì. Il gruppo principale dell'arte povera eh, sì, è sì. di Torino, quindi... E tu a quell'epoca frequentavi il... Eh... Facevo il liceo artistico, liceo artistico. Mh, e poi ho fatto l'accademia. Sì. E poi l'accademia a mm. Torino. Accademia scultura. Mm. A, a scultura? Torino. Sì, scultura. Mm. Un posto, un luogo dove effettivamente potevi lavorare anche perché... All'epoca nessuno aveva la possibilità di avere subito uno studio. Ah certo, un laboratorio. Un laboratorio e quindi la scuola era un po' il nostro luogo di, di, di discussioni, di, di, di effervescenti ricerche. Costruirsi un percorso nell'arte non è semplice, perché comunque devi sapere prima che cosa c'è stato e cosa potrebbe esserci dopo trovare un, un passaggio anche perché a me interessava non tanto un rapporto estetico dell'arte mm -hmm. ma un rapporto di contenuto dell'arte cioè un certo. po' più diciamolo politicizzato no? nel sì, senso sì. di dire qualche cosa che, che fosse vicino alla realtà per gente giovane come noi che avevamo comunque 20, 20, 22 23 sì. anni, era difficile fare vedere il lavoro, mm. cioè, perché comunque l'arte povera aveva una dominazione importantissima le gallerie erano quasi tutte sull'arte povera. E quindi la difficoltà stava proprio nel riuscire a trovare uno sbocco per far vedere che cosa facevi tu. Certo. E poi lo sbocco si è trovato, si è trovato attraverso Franz paludetto che mi ha dato la possibilità di fare il lavoro che stavo facendo, quindi e siamo di grandi dimensioni. Alla fine degli anni 70, primi anni 80. Siamo negli anni 80, no? Già primi anni, anni 80. 80 sì, sì, Già sì. primi anni 80. Siamo negli anni 80. Il mio lavoro in questi 35 anni è tutto basato sulla, sulla forza e la, e la vitalità dell'uomo. Certo. Quindi su tutte le, anche le, le possibilità negative dell'uomo. La completezza, completezza dell'essere dell umano del mondo. Certo. E quindi la mia visione è sempre stata non tanto sull'estetica dell'arte, ma, ma più che tutto su quello che io respiravo nella realtà della vita. Quindi tutto quello che circondava non solo il mio mondo, ma il mondo di... Ah, Come avviene l'incontro con Sargentini? Perché la tua prima grande mostra di, sì. di quel ciclo è all'Attico, è vero? L'84. Ah, ah, ah. Come è, com è accaduto? È accaduto che eh, ha visto delle mie diapositive, una volta c'erano le diapositive. Sì, sì. Che... Che giravano, così un critico gliel'ha fatta vedere e lui ha detto. Lui stava per aprire la Galleria a Roma. E quindi lui voleva artisti che non fossero della transavanguardia. Questo primo diktat. Il primo diktat eh. era quello. <ride> e io, come con la transavanguardia, non avevo niente a che fare. quindi Da quel punto di vista lì, ho cominciato a costruire questo mio mondo antropologico attraverso immagini abbastanza dure come esempio Leo Pratone. Beh, insomma, Sargentini che quindi ne ha viste e ne ha fatte nella sua galleria, nelle sue scelte, dice di te e lo scrive addirittura ti viene a trovare Varco la soglia, forse era il tuo studio di Torino Vecchio, ancora. Sì. Si vedeva a malapena il nero dominava dappertutto. Nere le pareti, nero il pavimento. Ragazzi lavorava ad un'enorme tela stesa a terra. La sua figura inginocchiata nel dipingere richiamava nella penombra un animale a quattro zampe. E poi dice: Mi stupiva vederlo camminare sopra le tele con tutte le scarpe. E poi mi sono accorto che le orme delle suole non stonavano affatto. E poi questa frase. Un Sargentini che dice: Raramente ho provato un'emozione così forte nello studio di un artista. Diciamo, l'apparato la, critico, cioè la, la lettura eh, di quelle tue prime mostre, portano le firme di Emilio Villa. Certo. E Fuchs. Cioè, Emilio Villa l'ho conosciuto a Roma, grazie a Sargentini. Sargentino. Che era praticamente non scriveva, scriveva pochissimo perché era già vec molto vecchio e ammalato. però. Sergentino aveva detto scrivimi una pagina uh -huh. per questo giovane artista, lui ha visto la mostra e invece di scrivere una pagina ha scritto 10-12, adesso non mi ricordo qua. È stato eh... uno dei testi più importanti, sì, nel reliti senso che 1984. ha sviscerato un po' tutto il mio lavoro, partendo dai, dal, 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 dal titolo dei relitti sessuali tutta la, la sensualità della sessualità umana, no? maschile e femminile, certo. quindi la partenza tipo Adamo ed Eva, no? ecco, certo. lui è partito da, questo, da questa problematica. A me la pittura non è che mi ha mai interessato, mi interessava... Te l'ho sentito dire qualche volta, è vero, la pittura intesa come tale non... Infatti come abbiamo detto prima, io lavoravo sempre per terra, quindi con cioè. le tele distese e poi intelaiate dopo, proprio perché avevo, questa... avevo bisogno del rapporto fisico con... con il quadro, cioè il lavoro più facile non mi piaceva la, la, la pittura tedesca è interessante però era troppo pittura e non mm. lì a dipingere e io non mi sentivo di dipingere poi avendo l'idea dell'antipittura non potevo dipingere certo. <ride> Quindi... e allora ho cercato una via una via di mezzo che è un po' quella che ho rivisto anche in un altro artista che secondo me è bravissimo che è Claudio Costa questo è stato un po' La strada che ho cercato di, 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 di condividere con me stesso, perché certo. non è così facile, soprattutto sulle grandi dimensioni. Quindi, mm. quindi proprio la, 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 la fisicità, appunto, anche come una sorta di sfida, cioè, ogni sì, volta uno eh, un stagione un materiale diverso. senza pensare a un mercato, senza pensare ah, quello. <ride> a quello. Questo, già all'epoca, quindi, insomma, anche perché la pittura era l'antipittura, non era la pittura né da cavalletto né da pittura appunto tele per terra ci cioè camminavi sopra e, e cosa usavi? l'antirombo <ride> cioè mezzi industriali nitro, nitro. nitro quindi solventi cioè nel nero, chi, chi è stato, è stato in questo, in, nella tua antologia critica? Forse è stato Crespolti una volta a, a parlare dell'umor nero eh, rispetto al tuo lavoro. Sì. Cioè il tuo nero, questo antirombo, questi colori di bitume, di catrame, questo nero sì. dove si sprofonda. Poi dentro questo nero non è, non è, non è un nero unico. Mm. Ci sono tante variazioni di nero, perché certo. anche il nero, come tutti i colori... Mm. I, i colori ha delle sue variazioni, non essendo un colore però. Vabbè, però, eh, però dentro c'è una vibrazione. Assolutamente. Questa è difficile anche trovarla, però devi, forza di lavorarci, riesci a trovarla in questo senso qua. Soprattutto nell'esecuzione anche del lavoro, cioè una fisicità, certo. quindi un movimento, una. Una, un, non uno stare solo mentalmente di fronte al, al lavoro ma cioè. stare dentro al lavoro no e poi c'è il, il rapporto come in tutta la nostra vita tra il bene e il male è chiaro cioè. poi nel, in mezzo c'è anche diciamo un po' di felicità che non so cosa voglia dire però forse esiste no? questa, questa cosa qui hai un metodo, lavori in certi momenti particolari, ti piace la luce, lavori al buio, da solo, con la musica. Sai che ciascuno ha, eh, non so, chi ha i riti, chi ha sì, no, de, de, io, de, delle sì. scelte. Allora, lavoro da solo. Cioè, non ti voglio chiedere no, no. dell'ispirazione, no, un no. momento di ispirazione, oppure una routine. No, lavoro solo perché non, non voglio nessuno vicino ah, okay. al, mio, al mio agire. E poi ci sono due... Mi affianco a musica, Mo ossessiva, quindi eh, <ride> ascolto sempre la stessa cassetta da ah, sì? 30 anni, credo. Eh beh, dici qual è allora? <ride> se si può. Sì, beh. sì, no, sono i Doors e Jimi oh. Hendrix. Secondo. Ah, sì? sì? Dai. Io ah. solo con i Dors e Jimi Hendrix Davvero? lavoro. Ah, Niente. Però. Ci sono delle fasi no, dove io comincio a pensare e, e, e nel pensiero comincio a leggere, guardare, mm. costruirlo prima, mentalmente ah, okay. questo okay. lavoro. Poi definire i materiali, quindi cercare i materiali che, che mi servono, quindi costruisco tutto questo bagaglio, me lo porto appresso e poi allora lì incomincio. la tua eh, antropologica, quindi l'uomo al centro, l'uomo nella sua totalità, e però le prime opere in cui eh, tu manifesti questa scelta, l'uomo non c'è se non in parti del corpo, appunto relitti sessuali, o eh, l'ombra. L'ombra è, è, è un po' il sudario dell'uomo, no? mm. perché in effetti in queste fotografie di questo libro, di, della bomba atomica mm. eh, si vedono tutte queste ombre umane sui muri o sull'asfalto dove la fisicità la materia non c'è più c'è solo più questa specie di velo che rappresenta l'uomo no? quindi questo è stato un, una scelta forte per sì. quanto mi riguarda e nasce un lavoro in cui eh, l'uomo comunque è al centro, l'abbiamo detto prima, la sua ombra, che però sua tu ombra. definisci ombra atomica, ma eh, nell'86 accade Chernobyl. Eh, <ride> cioè, quindi eh, non è memoria, non so come dire, non è eh, trittaggio mostra... della storia, è Io ho fatto, io fatto la mostra da un paludetto nel, mi sembra, marzo. Un mese dopo c'è stata Chernobyl. Chernobyl. Io, la mia mostra era ombra atomica ombre atomiche, incredibile. <ride> è sicuramente qualcosa che trasforma all'interno del corpo, si trasforma all'interno del corpo, diventa un'altra cosa che è un nemico invisibile, no? poi eh sì. in effetti. E allora ho cominciato a costruire questi, queste simbologie di, 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 di un po' antropomorfe, anche quelle che comunque partivano sempre dalla figura umana, sì. però diventavano già più astratte. Più astratte, più soprattutto minimali, perché molto grandi, cioè sì. avevano questa grande forza d'urto. E se non sbaglio, sin dalle prime esposizioni anche dei virus c'è quella tua, eh, mi permetto di dire, classica commistione di mezzi, cioè sono sculture, sono metalli, sono quadri, sono, sono materiali. Vari. Sì, una cosa che, che, che mi interessava molto era quella di non, di non fare solo o la pittura o la scultura, esatto. cioè a me è interessato, essendo, avendo avuto dei padri come Burri e Fontana, che comunque hanno fatto tutto, cioè, sì. hanno fatto la pittura, hanno fatto la scultura, sì. E quindi ma a me interessava questo tipo di, di approccio verso l'immagine, verso lo, la costruzione di un mondo. Senti, ma le farfalle, tra l'altro, in, in questa loro centralità e poi l'ala, questo di nuovo appiattimento che fa pensare di nuovo un po', almeno a me ha sempre fatto pensare un po' alle ombre, che sono lo, lo specchio della figura umana, della presenza fisica, le farfalle, eh, qualcuno ci ha visto e non è difficile vederci una sorta di croce, sono dei lavori che hanno una rappresentazione grafica lineare nel nella, nella parte delle ali, no? certo. Mentre all'interno c'è un'organicità materica che mi appartiene. Quindi c'è questa doppia, anche perché un'altra delle mie passioni è stato Richard Serra, quindi nelle ah, grandi serio? lamiere, ecco, nelle grandi lamiere, quindi questa pesantezza certo. del materiale. Mentre qui la farfalla aveva questa doppia doppio significato un, un essere fantastico bellissimo mm -hmm. che invece diventava una, un simbolo feticcio di qualcosa di un malessere no certo. che è poi la morte la crocifissione in effetti poi ci sono dei lavori che devono essere al di fuori dell'ordinario mm, certo. e questi lavori devi fare e ci devono stare e allora lì ho detto che quello è il punto iniziale per riuscire a rappresentare la vita. Anche con un senso drammatico, però l'immagine della vita è quella, in effetti, che noi abbiamo ancestralmente. No? Ognuno di noi, quando pensa alla vita, pensa a un, a un embrione, dove nasce l'identità umana. E allora lì ho cominciato a sviscerare le varie forme dell'embrione nelle movenze acquifere no? dentro, certo, certo. dentro la pancia della madre e ho iniziato a fare le origini, tutte le origini che sono queste masse di colore che a seconda dello spostamento del quadro, quadri grandi, eh, poi certo. non è che sono quadretti grossi così, quadri molto grandi dove c'è il bianco e il nero e forse de delle resine, dove lo spostamento mi creava poi l'immagine del feto dell'embrione. Avendo una misura così nella mente grande, però de, di questa terza dimensione, ho trovato questo materiale che è il PVC, che, certo. dove fanno i gonfiabili. Certo. Che è un, è un derivato anche questo del petrolio, quindi c'è sempre il rapporto con... Con i materiali industriali, con il disastro ambientale. E ho cominciato a costruire questi, Genetica 2097. Futuribile, no? come se uno si ritrovasse nel 2097 in un deserto e trovasse questi grandi embrioni cioè. neri, fatti di pelle, perché è una pelle, poi in effetti. Poi usando materialmente queste, eh, questo PVC fa una specie di grinza, no? mm. perché sono cuciti, quindi sì. sono, sono cuciti e questa grinza ricorda molto il corpo del bambino. Quando nasce, è rugoso, che è tutto rugoso, cioè, è il corpo del vecchio. Quindi c'è la nascita e la morte. Assolutamente. Gli insetti nascono grazie nasce a Kafka, a Kafka. Sì, sì. perché, comunque, La Metamorfosi secondo me è il libro più inquietante della rappresentazione umana. Nel, nel rapporto con il diverso no? eh, pensare a tanti insetti fa quasi sempre e comunque a quasi tutti pensare a, a un brulichio di vita che poi possa essere qualcosa che ti rigetta che ti spaventa certo, certo. però sta di fatto che eh, ce lo dicono gli scienziati in un'eventuale catastrofe nucleare sono forse, quelli che si salvano è vero? sopravvivono soltanto loro sopravvivono, sopravvivono. anche perché molti vivono sottoterra quindi insomma ah, beh, c è, c è, c è uno, hanno uno spazio un epidermine di vita in interiore. Si inizia a parlare e sempre più se ne dovrà prendere coscienza del fatto che potranno essere appunto nel futuro potranno essere anche, non lo so, come dire parte della nostra vita ah, certo. non, non soltanto quello che ci spaventa, ci disturba no, no. o ci fa pensare a qualcosa di brutto di sporco, eh? ma anzi qualcosa di certo. necessario, non voglio parlare del, delle api sì, eh, sì. Ma, ma anche proprio de degli insetti come Vabbè, Ma fanno parte, fanno <ride> non so parte, come sì, dire, sì. è vero ma poi gli insetti servono anche per bilanciare l'equilibrio della natura no? quindi il brulichio che dicevi tu sì. è la forma di vita, eh, sì. nel senso che l'insieme di questi piccoli esseri che possono essere formiche, sì. vespe, api sì. o qualsiasi altro, danno il senso della, della vita e del lavoro, certo. perché è un fiume, tu vedi un formicaio, è un fiume di formiche che continuano ad andare avanti e indietro, ma con un senso. Grazie di averci aperto le porte di casa, del tuo studio. Adesso andremo a guardare qualche opera, già che siamo qua. E grazie davvero. Non ti chiedo come si fa nelle formule classiche dei prossimi appuntamenti o d'altro. Lo vedremo assieme. È vero? Se sono ancora vivo, ci saranno. Non Facciamo voglio... finta di niente allora, come se non l'avessi detto. Grazie, Sergio. Niente. Grazie. Alla prossima. Sergio, siamo sempre a casa e questo è uno spazio che in alcune stagioni, in alcuni momenti diventa... Studio. Magazzino! Se no magazzino, se no come adesso anche luogo d'esposizione. Tra l'altro questi sono gli ultimi lavori. Sì, questi sono gli ultimi lavori che hanno un titolo Predatori, hanno questo senso di inglobare un, uh, un corpo, che il corpo è fatto però solo dal vestito dell'uomo. Okay. Quindi è un'evoluzione dei virus. E con il virus, il predatore. Predatore, Pe che peggio, <ride> <ride> ancora peggio, nel senso che comunque si inghiotte eh, l'immagine dell'uomo. Del, dell Ed è anche il corpo, rimane soltanto ah, l'involucro. Sì, rimane solo più l'involucro, rimane Quindi soltanto l'involucro. Sparisce l'immagine fisica umana. Qui ci sono questi vestiti e poi il materiale è. C'è di tutto, c'è <ride> antirombo, <ride> nitro, c'è una mescolanza di neri, infatti vedi che sì. poi i neri non sono tutti uguali come Lucido, dicevamo, opaco Come dicevamo, eh, eh sì, sì. sì. eh sì. c'è una... e poi ci sono bianchi eh. Beh poi anche il materiale il che dà una risposta diversa, eh perché sì. vedo che hai sommato sì. cartone Qui c'è cartone, tela, ah. sì. sì, a me piace molto la commissione di materiali, nel senso che la superficie poi vibra in un senso diverso, che non è solo la tela piatta. Certo. Ne abbiamo parlato a volte. Io tra l'altro, tu lo sai, apprezzo moltissimo il tuo lavoro in generale, ma soprattutto <ride> quando lavori su certe carte, su certi cartoni. Eh, non, sì. non so come mai. V vedo, certo. vedo una. Eh, perché hanno un'assorbenza, eh. e hanno una moltiplicità di, 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 di introdurre altri materiali. Certo. Sopra. Cioè, ti danno una che bella risposta tela, quando sì. li usi e quindi. Certo, e poi hanno questa. Che rispetto alla luce eh, diventano più. hanno più corpo. Hanno più corpo. Ha, eh, hanno più corpo. Ah, Però la resa è notevole: c'è cioè la parete non pulita, è sporca, vissuta, sì, sì. sporca, <ride> no. in uno spazio quasi esterno. Beh, è, sembra nato là il quadro. Eh, non so se tu lo hai fatto ma, qui. Ma anche perché è... nei miei <ride> lavori, nella maggior parte delle mie superfici, sono sempre sporche. Mm. Perché è una. È un'antipittura, quindi è proprio lo sporco dell'antipittura. Certo. Non, non è un fatto estetico di bellezza della pittura, anzi, è il contrario, la, la drammaticità della pittura diventa bella proprio perché comunque è sporca, non ha questa verginità no, della tela apprezzo molto ma sorrido perché ti immagino nel momento in cui un quadro, un'opera ti viene troppo bene la, sporco. La, la sporchi, la butti, è vero? Eh, infatti ci cammino sopra mi piace starci sopra. È un'arte anche sporcare perché non è facile sporcare Assolutamente. che sia solo sporco, no? invece deve, essere, deve avere anche una sensibilità allo sporco. È quello che io mi auguro sempre, anche eh, molti sì. osservatori, fruitori dell'opera d'arte eh, vogliano accettare, cioè di non, di non assaggiare il piatto facile, di non fermarsi alla superficie, ma di approfondire un pochino e di sentire sapori un po' più intensi. Certo, magari è un pochino più difficile abituare il palato, però certo, poi, poi, come poi scopri di... tante cose. Come abbiamo detto all'inizio, è un'antipittura, però sì, anche sì. l'antipittura ha qualche cosa. Da dire assolutamente, no? non solo la pittura, e, e come? E, come, e, come. Quindi, e questo è il, mo il motivo <ride> importante. E poi appunto nel nero, nel bianco, è vero, in questo <coughs> non colore o poco colore, alla fine, se guardi bene, guardi le sfumature, guarda l'acqua, sì, la consistenza, l'opacità, trovi neri. una gamma, un'estensione che forse i colori non hanno. Non riescono, sì, arrivano riescono alle vela, arriva alla, alla velatura, che è proprio il massimo della pittura, cosa che a me non piace. Quindi... Io ci arrivo, ci arrivo lo stesso con l'antipittura. Eh, è un po' rischioso, ma è, eh, vabbè, è quello che fa parte del meccanismo. Ormai parte del ho meccanismo. rischiato prima, adesso sono alla fine, quindi posso, cioè dovrei, posso no. fare ancora di più.